Per fortuna il tendone sul camion di Ultar ha fermato la mia caduta. Meno male. La parte più brutta del mio incidente è stata la guida di Ultar. E la lente è ancora intatta? Ah, sì. Beh, è bello rivederti, George. Davvero. Devo ammettere che se ci fossi stata anche tu, mi sarei divertito di più in Siria. Non ti sarei stata di molto aiuto. Comunque, te la sei cavata bene da solo. A cosa pensi possa servire questa lente? Come lente di ingrandimento, ovviamente. Sarà meglio che ritorni alla mia ricerca. Salve, André. Salve, George. Dov'eri stato? Nicola ha detto che eri via. Sono appena tornato dalla Siria. Siria? Sulle tracce dei Templari? È una storia lunga, ma ho trovato la testa del toro. Veniva accennato nel manoscritto, ricordi? Sì, che cos'è? Una caverna segreta situata sulla facciata di una rupe scoscesa. Nella caverna ho scoperto una mappa con delle frasi in latino. In occidenta sita est in ora mundi. L'isola britannica. Si trova ai confini del mondo, ad occidente. Strano, quella mappa sembra contenere una serie di riferimenti. Come avevo detto, è una mappa del tesoro. Non è una buona idea. Forse no. Sai che cos'è questa polvere bianca, André? No. Ti è familiare l'uomo in questa foto? No. Cosa ti dice questo fazzoletto? Niente. Mi piacerebbe stringerti la mano, André. Non ora, George. Forse no. Cosa ne pensi di questa carta d'identità? Niente. Cosa ne pensi di questo arnese? Interessante. Dove l'hai trovato? In uno scavo a Parigi. Vraiment? Non sapevo che in città ci fossero in corso degli scavi. Grazie per il tuo aiuto, André. È stato un piacere. Salve, è questa la casa dei Vasconcellos? Chi lo vuol sapere? Era evidente che il vecchio tonto significava guai. Il mio nome è George Stobart. Mi stavo chiedendo se... La casa non è aperta al pubblico. È questa la casa dei Vasconcellos? Sono affari tuoi, signor. Senti, voglio solo parlare con il capo del personale. Non c'è personale, solo la contessa e me. Che ne pensi di questo? Sei un rappresentante. Se vendessi attrezzature mediche, andrei a venderle in posti migliori. Parlami della contessa di Vasconcellos. Non riceve ospiti. Questo è tutto quello che ti serve sapere. Non sai nemmeno che cosa devo dirle. Non ha vinto la lotteria, vero? Proprio così. La contessa ha vinto la lotteria e sono qui per consegnarle l'assegno. Meraviglioso. Posso vederlo? No, voglio dire no. Devo consegnarlo di persona. La contessa non gioca alla lotteria. Oh, accidenti. Perché mi hai dato corda allora? Per divertimento. Per farti fare la figura dello sciocco. Per farti andare via. Cosa sai dei Templari? Chi lo vuole saper? Stai cercando di ottenere una bustarella? Non hai nada che possa desiderare, signor, eccetto il piacere della tua assenza. Questo tipo stava ovviamente proteggendo la contessa contro il mondo esterno. Ma perché? Forse no. Questo pass da laboratorio significa niente per te? Nulla.
Hai mai visto una lente come questa prima d'ora? No, signor, mai. Sai cos'è questo? Sì, ho un aggeggio simile per aprire i tombini nella tenuta. Vogliamo stringerci la mano? Non credo proprio, signor. Guarda questo fazzoletto. Un fazzoletto sporco. Esatto. Hai bisogno di una manciata di gesso? No. Riconosci quest'uomo? No. Me ne andrò per il momento. Adios, signor. Non mi attirava l'idea di trascinare 30 metri di tubo, così me ne andai. Il tubo di gomma andava da quella specie di ripostiglio degli attrezzi fino al prato. Non mi attirava. Ehi, tu! Sì? Cosa c'è? Non ti piacerebbe se qualcuno andasse in giro per la tua casa, vero? No, credo di no. Allora mostra un po' di riguardo. Ok, scusami. Non mi attirava l'idea di trascinare 30 metri di tubo, così me ne andai. Il mio tubo di gomma si è fermato. Veramente? Sì, il mio tubo di gomma non si ferma mai. Mi dispiace di sentire una cosa simile. È sempre triste quando una vecchia tradizione giunge alla fine. Sei sicuro di non c'entrare niente? Sono scioccato. Sono mortificato. Come puoi pensare una cosa simile? È molto semplice, signor. Molto semplice. Andrò a vedere perché il mio tubo di gomma si è bloccato. E questo significa entrare nella casa. Tu non devi assolutamente entrare nella casa. Se entrerai nella casa, ti aizzerò contro i cani. Ehi tu, lo so che sei là, americano. Va bene, cani, io sto arrivando. Madre de Dios, e lei chi è? Il mio nome è George Stobart. Mi dispiace di essermi intrufolato in questo modo. Deve andarsene immediatamente. La sua presenza non è gradita. Per favore, se solo mi potesse ascoltare per un minuto. Va bene. Sentiamo cosa ha da dir, signor Stobart. C'è stata una serie di delitti che fanno parte di una cospirazione. Comunque, le tracce mi hanno portato qui. A chi? Chi non c'è niente per il mondo esterno. C'era oltre 600 anni fa. Cosa intende dire? Tutto è in qualche modo collegato ai Cavalieri Templari. I Cavalieri Templari sono polvere. Serbavano un segreto talmente importante che ebbero molte difficoltà a nasconderlo. Non riesco a capire il nesso con la mia famiglia. La sua famiglia aveva uno stretto legame con i Templari, vero? Credo che abbiano lasciato qualche indizio proprio qui. Perché mai dovrei credere a un estraneo piombato nella mia casa? E mi lasci solamente dare un'occhiata intorno. Se non trovo niente... Passerà la noce alla station de polizia. Bene. Se sieda, per favore. Forse no. Non è una buona idea.
Niente da fare. Niente da fare. So che la sua famiglia è coinvolta con i Templari, ma non so in che modo. Dovrebbe chiedermi in che modo la mia famiglia era coinvolta, signor Stobart. I Templari cessarono di esistere centinaia di secoli fa, come la stirpe dei Vasconcelos termina con me. Mi dispiace. Non si dispiaccia. Ok. Qualsiasi cosa accade, si tratta di quasi 700 anni fa. Per cui se i Templari dovessero avere lasciato qualche indizio, questo dovrebbe essere ricercato tra la roba dell'inizio del XIV secolo. Ovviamente. Allora, possiede qualcosa che risale alla fine del Medioevo? Fine del Medioevo? Mi faccia pensare. Beh, la casa è relativamente moderna, 3 secoli scarsi. Oh, naturalmente. Gli scacchi. Gli scacchi hanno più di 600 anni. Devono valere una fortuna. Proprio così? Naturalmente non me ne separerei. No, non lo farei nemmeno io. Questo è il tipo di cosa che deve essere tramandata ai figli. Mi scusi. Il suo valore è inferiore a quello che crede. Il set non è completo. Uno dei pezzi è un sostituto più moderno. E l'originale venne perso molto tempo fa. Nessuno sa dove si trovi? No. Lo avevano i bambini quando vennero rapiti. Bambini? Quali bambini? Tutto a suo tempo, signor Stobart. Posso esaminare gli scacchi? Certamente, ma non muova nessuno dei pezzi. Ok, grazie. Visto da vicino, il pezzo sostituito si distingueva come un alluce gonfio. C'era qualcosa di strano. Tutti i pezzi avevano la base irregolare. Signora, devo avvertirla che... Tu, perché ti darò in pasto ai cani? Lopez? Cosa ti avevo detto a proposito di dare gli intrusi in pasto ai cani? Ma, signora... Mai senza il mio permesso. Signor Stobart, se scopro che mi sta facendo perdere del tempo, la darò in pasto ai cani. Adesso le voglio mostrare qualcosa di interessante. Mi segua. Lopez, apri la porta, por favor. Questa è la sola struttura della tenuta che risale ai tempi dei Templari. Bella! Che cos'è, una casa per l'estate? Un mausoleo, signor Stobar. Ah! Venga con me. Ehi, signor! Sì? Non so cosa abbia raccontato la contessa per ottenere tutte queste premure, ma io non mi fido di te. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Non vuoi entrare? No, i morti non mi interessano. Il mio giardino è una cosa vivente. Sarò là. Incredibile, questo è molto antico. Venne costruito nel XIII secolo come il luogo di riposo dei Templari dei Vasconcelos. È conservato molto bene. Sono i miei antenati e meritano rispetto. Vengo qui almeno una volta alla settimana a recitare una preghiera per loro. Le dispiace se do un'occhiata in giro? Niente affatto. Appesa al soffitto c'era un'enorme candela ingiallita. Sembrava molto vecchia e non era mai stata accesa. Il mausoleo conteneva 5 tombe per 5 dei cavalieri templari. Di dimensioni umane, in marmo. E ora? E non c'era nulla da spegnere. Sentendomi come un idiota, la rimisi al suo posto. Una grande statua della Vergine Maria sorvegliava il posto. Rimuovendo la Bibbia, scoprì un disegno sopra il leggio. Ehi, è una scacchiera! Da vicino potevo vedere che il disegno era costituito da pezzi di vetro quadrati sul disegno di una scacchiera. Posso chiederle una cosa? Mi dica. Conosce certamente la sua storia. Qual è la sua opinione sui Templari, signor Stobart? I Templari?
Non sembrano peggiori di qualsiasi altro ordine di cavalieri. Si sbaglia. Se paragonati a quei politicanti sorridenti come i cavalieri ospitalieri o ai bruti teutonici, i cavalieri templari erano la personificazione della cavalleria. Quel ripugnante e avido re francese e il suo papa prediletto ne fecero di cotte e di crude. La mia famiglia venne mandata in rovina per un capriccio di quel tiranno egoista. È stato molto tempo fa. Alcune cose non muoiono mai. L'ingiustizia è una di queste. Chi è questa gente esattamente? I miei antenati. Questi 5 uomini erano tutti membri dei Templari. 5 antenati dell'ordine? Deve esserne molto orgogliosa. Non 5. 6. Dov'è il 6° cavaliere? Abbiamo perso le sue tracce. Ha perso le tracce di un antenato? È una faccenda de famiglia. Non ha nessuna rilevanza. È collegata con la maledizione dei Vasconcellos, vero? Sì, lo è. Spero che rispetterà il mio desiderio di mantenere questa cosa segreta. Ok, lasciamo stare per il momento. La Vergine Maria è la persona adatta per dividere un mausoleo con 5 cavalieri. Sta dimostrando la sua ignoranza, signor Stobar. I Templari erano fedeli alla Vergine Maria. Qual è la storia della scacchiera di vetro? Scacchiera di vetro? Il disegno sull'Egio, puramente decorativo, ne sono sicura. Ci sono dei pezzi di vetro mancanti. È sempre stato così sin da quando ero bambina. I fori sulla scacchiera sembrano fatti deliberatamente. No, è ridicolo. Che significato potrebbe avere? Fa parte della scacchiera. E i fori sono per... Signor Stobart, non può voler dire... Questo posto venne costruito per i Templari. Il suo set di scacchi è vecchio come i Templari. È affascinante, vero? Credo che sia questo. Questo è quello che suggerisce il manoscritto. Ma è straordinario. Vuol dire che i Templari lasciarono un enigma da risolvere proprio qui. E in tutto questo tempo non ci eravamo accorti che c'era un enigma da risolvere. Era meraviglioso vedere la contessa cambiare espressione proprio davanti ai miei occhi. Bene. Non è il momento per l'autocommiserazione, vero, signor Stobart? Il mistero era durato a lungo, ma adesso è stato finalmente svelato. Tutti quegli anni di fatalismo se ne stavano andando da lei. Lopez! Lopez! Metti giù quel tubo de gomma e ascolta! Vai in casa e prendi il set di scacchi. Sì, il vecchio set di scacchi. Fai in fretta. È eccitante, vero? Non si ecciti troppo. Potrebbe trattarsi di un vicolo cieco. Oh, non ci credo assolutamente. È bello vederla felice. Felice? Sa, penso proprio di esserlo. Già che ci siamo, vorrei sapere cosa è successo qui esattamente. Intendo la maledizione e tutto il resto. Tutto iniziò al tempo dello scioglimento dei Templari. Don Carlos aveva già abbandonato i suoi ranghi per diventare uno studioso. Don Carlos è colui che è scomparso? Sì, ma non aveva fatto i conti con un vescovo locale. Invidiava le nostre terre e utilizzò un editto del Papa come scusa per distruggerci. Don Carlos si trovava in uno dei suoi viaggi di studio quando arrivò l'Inquisizione. Quando Don Carlos ritornò, scoprì che il suo servitor fedele era stato ucciso e i suoi figli scomparsi. Presero i bambini? Ma perché? Non lo sapremo mai. Il vescovo negò di avere qualcosa a che fare con la scomparsa dei bambini, ma dei testimoni avevano visto i suoi uomini uccidere il servitore che era stato incaricato di proteggerli. Cosa successe a Don Carlos? Giurò che avrebbe ritrovato i suoi bambini a costo di andare in capo al mondo. Indossò la sua armatura, prese la spada e lo scudo e si allontanò da solo a cavallo. Non è stato più visto da allora. Ah, Lopez, hai i pezzi? Sì, contessa, come me aveva chiesto. Por favor, signor Stobar, sarebbe così gentile. Contessa! Calmati, Lopez, credo che le motivazioni del signor Stobar siano sincere. Va bene, contessa. Sembra che la contessa si fidi di te. Ma tu no. No, signor. Calza a pennello, signor Stobart.
calzapennello. Velocemente fece combaciare i pezzi con i rispettivi fori. Sistemati i pezzi neri, le basi quadrate non potevano che essere per i pezzi bianchi. Dovevo solo capire dove collocarli. Signor Stobart, guardi. Che cos'è? Non è il Santo Graal, vero? No, signor Stobart. È il calice della comunione dei Vasconcelos, scomparso per quasi 700 anni. Incredibile. Continui pure. Non posso. Non credo ai miei occhi. Oh, continui, non si perda d'animo. È sicuro? Questo è il suo momento de gloria, signor Stobart. Sicurissimo. La possibilità di trappole mortali mi venne in mente solo alcuni giorni più tardi. Quindi la maledizione dei Vasconcelos è stata tolta? Oh no, la contessa era contentissima di aver trovato il calice perduto, ma l'enigma del cavaliere disperso non è stato ancora risolto. Beh, per adesso puoi lasciarlo perdere e dedicarti alla scoperta del segreto dei Templari. Oh, veramente ho promesso alla contessa che avrei trovato Don Carlos. Cosa hai fatto? Posso spiegare tutto. Ti sei invaghito di una vecchia e rugosa aristocratica spagnola. La contessa mi ha affidato il calice e il compito di ritrovare la tomba del suo antenato. Oh, sei pazzo come lei, come se non avessi abbastanza problemi. Khan e i Templari. Fa tutto parte della stessa cosa. Questo calice è importante, ne sono sicuro. Il manoscritto ci ha indicato il cavaliere e devo trovarlo. E adesso? Non lo so, ma quando il calice e il cavaliere saranno riuniti, forse saprò cosa fare. Questo è un calice che ho trovato in Spagna. Non riesco ancora a capire perché la contessa te l'abbia dato. Dopo averlo perso per tutti quegli anni, lo ha dato a un perfetto sconosciuto. È proprio una disperata. La contessa è una signora raffinata. Non dovresti parlare così. Non mi sorprenderei se ci fosse qualcosa fra te e la contessa. Stai scherzando? Potrebbe essere mia nonna. Sarà meglio che ritorni alla mia ricerca.
Salve, André. Salve, George. Cosa ne pensi di questa coppa, André? È un calice per la comunione del XIV secolo. Spagnolo, probabilmente. Grazie per il tuo aiuto, André. È stato un piacere. Padre, mi scusi. Pardon? Le dispiace se le faccio alcune domande? Per niente, monsieur, mi farà piacere aiutarla. Deve essere orgoglioso di avere una simile collezione di vetro colorato. L'orgoglio è un peccato, monsieur. Ma è difficile non rimanere meravigliati quando la luce penetra attraverso le finestre. È uno splendido esempio di genio artigiano. Per quanto tempo ha lavorato qui? Non lo chiamerei un lavoro, monsieur. Questa è una vocazione. Sto aiutando padre Flambert da quasi 6 mesi. Suppongo che lei non sappia molto della storia di questa chiesa. Solo un po'. Ha lucidato proprio bene quel candeliere. Ah, oui? Se non facessi del mio meglio, insulterei l'Onnipotente. Potrebbe essere, non ci avevo mai pensato. Cosa ne sa dei Cavalieri Templari? È proprio nel posto giusto, se è quello ciò che le interessa. Molti di essi vennero giustiziati nella piazza qui fuori. Fu una disgrazia per la Francia. Però il Papa era coinvolto. Clemente V era un mammone, non un uomo di fede. Questo è molto schietto per un prete, vero? Lei crede? È difficile sapere cosa sia successo. È successo talmente tanto tempo fa. Cosa ne pensa di questo calice? Sicuramente sembra molto vecchio. Vecchio come la chiesa, credo. Sembra che ci siano delle incisioni su di esso. Veramente? Che cosa dicono? Non lo so. È molto sporco. Con il suo permesso potrei provare a pulirlo. Prometto che sarò molto prudente. Sarebbe molto gentile. Non dovrei metterci molto. Può dare un'occhiata in giro nel frattempo. Ok, grazie. Alla fine del bastone c'era una specie di disco, con sopra incisa una croce. Lungo la base del disco c'era una spaccatura sottile. La lente calzava a pennello in fondo alla pergamena. Per disciplinam meam lux videbis. Ehi! Cava sul rogo, e sotto di lui una data in numerali romani. Un cavaliere templare che bruciava sul rogo e una data. Vediamo. MCCCXIV. Questo è 1314.
Un cavaliere, là, insieme ai suoi compagni. Referenze bibliche incise sul lato della tomba per guidarlo nell'altro mondo, credo. Un cavaliere. Per disciplina. Un cavaliere. Vediamo. È 1300. Pensare ai secoli durante i quali ha mantenuto il suo segreto. In qualche modo sembrava più moderna di quella accanto. Ehi, grazie. Il piacere è tutto mio, monsieur. Cos'era quella scritta sul calice? Non era una scritta, mi ero sbagliato. Era uno stemma. La cosa più strana è che sembra molto familiare. Veramente? Oui? Credo di averlo visto su quella tomba laggiù nell'angolo. Il cavallo alato è molto particolare. Ho notato che la finestra di vetro colorato sulla sinistra sembra più moderna di quella al centro. Lei è un osservatore acuto, monsieur. La finestra originale venne distrutta durante l'ultima guerra. Era vecchia, come la chiesa. Primo XIV secolo. Oh, è terribile. Oui, una perdita terribile. Però la chiesa e le altre finestre resistettero. Parla latino? Lo chiede a un prete. Ok, può dirmi cosa significa per disciplinam meam lux videbis? Vediamo, significa con il mio insegnamento vedrai la luce, credo. Sì, è proprio quello che pensavo. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Ora che la mia attenzione vi si era soffermata, non c'erano più dubbi. Non c'era alcun nome su di essa, ma sullo stemma c'era sicuramente il Pegaso della famiglia Vasconcellos. Ho trovato il posto dove Don Carlos riposa in pace. I miei occhi furono attratti dalle referenze bibliche incise sulla sponda della tomba. Ehi, forse queste referenze bibliche hanno un significato. Salmi 22:21. Non era granché come indizio, ma doveva avere un qualche significato. Magari se avessi esaminato la tomba più attentamente, avrei trovato altri indizi. Salmi 32:7. I numeri si riferivano a un capitolo e a un versetto della Bibbia. Giovanni 4:11. Ora che la mia attenzione vi si era soffermata, non c'era. Ho trovato il po. I miei. Ehi!
Salmi 22. Non è. Magari se avessi esaminato la tomba più attentamente avrei trovato altri indizi. Lettera ai Corinzi 14:5. Salmi 32:7. I numeri si riferivano a un capitolo e a un versetto della Bibbia. C'erano altri riferimenti, ma per tutta la targa correva una serie di numerali romani. Me li appuntai, nel caso avessero significato qualcosa. Salmi 32:7. Giovanni 4:11. Corinzi 1:4-5 e un altro ancora. Salmi 22:21. Non sarò perfetto, ma ho un'ottima memoria. Il calice mi aveva condotto a queste iscrizioni, ma a me sembrava solamente una fortunata coincidenza. Dopotutto lo stemma dei Vasconcellos si trovava già sul manoscritto. No, ero ancora convinto che il calice avesse un significato particolare. Salve di nuovo, padre. Bonjour, monsieur. Che piacere incontrarla di nuovo. Sapeva che la finestra centrale nasconde un uomo che brucia a rogo? L'uomo che brucia? Cosa? Lo sapeva? Che fosse un'immagine nascosta, no. Ma le chiese hanno la reputazione di essere infestate dagli spiriti. Molte volte la gente ha affermato di avere visto un uomo bruciare sulla finestra, ma quando altri guardano non c'è niente. Forse ci deve essere un certo tipo di luce per fare apparire la figura. Sì, o forse bisogna avere una lente speciale. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Salve, André. Salve, George. Quando ero in Siria, ho scoperto una strana statua pagana. Era come una testa con tre facce con la barba. Orribile. Potrebbe essere
Baphomet, l'idolo descritto dai Templari. Poveri cavalieri di Cristo avevano un idolo del genere. Secondo quanto si dice, la descrizione dell'idolo è stata rinvenuta tra le prove dell'Inquisizione. Ricorda, nessuna statua o idolo sono mai stati trovati tra i beni dei Templari. Finora, proprio il mese scorso, è stata disotterrata una statua di Baphomet proprio qui a Parigi. Dove? All'Institut Hermétique de Nerval. La statua è sotto alle fondamenta. È stata scoperta da alcuni muratori mentre stavano ristrutturando la costruzione. Non puoi dirmi nient'altro a proposito della statua di Baphomet? È un'immagine terrificante ancora adesso. Una testa con la barba. Alla base della statua sono incisi i simboli dei Templari. Uno dei muratori ha notato una macchia strana alla base. Diceva che sembrava sangue. Sangue? Sì! Forse no. Grazie per il tuo aiuto, André. È stato un piacere. Scusami, potresti aiutarmi? Cosa c'è? Ho alcune domande. Stai facendo un bel lavoro. Grazie, ho un certo orgoglio professionale. Penso di non avere mai visto nessuno fumare Gauloise con tale stile. È talento naturale. Volevo fare il sarcastico. Io l'indifferente. Sei molto bravo anche in quello. Grazie, viva l'indifferenza! Allora, che stai facendo qui? Sto facendo una pausa. Intendo quando finisci la pausa. Quando finisco la pausa? Un concetto interessante, monsieur. Probabilmente avrai bisogno di pensarci. Potrei fumare un'altra sigaretta mentre ci penso. Forse domani. Ok, lasciami spiegare in un altro modo. Per quale motivo sei stato assunto? Per mantenere gli scavi archeologici del seminterrato di questo edificio liberi da detriti e ritoccare i danni alle intelaiature delle porte con il mio modesto barattolo di colore. È un lavoro di responsabilità. Sfortunatamente non sono una persona molto responsabile. Allora cosa sai a proposito degli scavi? So che non mi faranno entrare per fare il mio lavoro. Protesterei con il sindacato se... Se ti fossi preso la briga di scriverti. Giusto, sai cosa allora? Sono sorpreso dal tipo di gente interessata agli scavi. Cosa c'è di strano riguardo ai visitatori degli scavi? Nessuno di loro sembra un archeologo. Che aspetto ha un archeologo? Completo a tre pezzi, borsa di pelle di coccodrillo, Rolex, Oyster... Ma nessun archeologo si veste in tale modo. Giusto, monsieur, giusto. Allora chi sono? Non me ne importa, basta che mi paghino. Cosa ti suggerisce la parola templare? Templare? Ah! Niente? Niente. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. L'entrata conduceva a uno stanzino che non aveva più la porta. Dentro non c'era niente di interessante. Non potevo immaginare quello che avrei ottenuto girando il termostato. C'era un termostato montato su un termosifone. Il termosifone stava emanando molto calore, poiché il termostato era stato impostato alla temperatura massima. Non era sorprendente che facesse così caldo, malgrado la porta aperta facesse entrare l'aria fredda dell'autunno. C'era un telefono sul muro. Le dispiace se uso il telefono? Fascia pure, sono pagato per fare la guardia a questa porta. Il telefono può fare la guardia a se stesso. Pronto, Nico? George, cosa hai scoperto? Ancora niente. Niente? C'è qualcosa che non va? No. George, perché mi telefoni? Oh, nessun motivo. Volevo solo sentire la tua voce. Veramente? Allora questa
È la mia voce che dice di non disturbarmi. Sono impegnata. Ah. C'era una porta chiusa con toilette inciso sulla vernice scrostata. La porta è chiusa a chiave, monsieur. Salve, mi scusi? Oui. Fa decisamente caldo qui. Devo lasciare la porta aperta per permettere l'accesso degli operai e allora, perché no? Alzai il riscaldamento. Potrebbe coprirsi meglio. Ho i guanti nel caso dovesse fare freddo, ma perché preoccuparsi quando fa caldo? Allora, che sta facendo esattamente qui? Sto facendo la guardia. Si aspettava di trovarmi a tosare pecore? Si calmi, non mi ero reso conto che fosse una guardia. Mi piacerebbe sapere a cosa sta facendo la guardia. Quello è un segreto. Altrimenti non sarebbe un sito archeologico, vero? Me lo sta chiedendo o dicendo? Glielo sto dicendo. Allora perché chiedere? Avevo la sensazione che non si trattasse di un semplice buco nel terreno. Che cosa ne sa dei Cavalieri Templari? Ci fu un lungo momento di silenzio. Poi la guardia disse... Niente. Proprio niente? È un test. Cosa? Come un test sulla storia della musica pop? No, come un... test. Ok, sì, è un test. Allora, non so assolutamente nulla a proposito dei Templari. La guardia era estremamente evasiva. Ci voleva qualcosa di più che la semplice buona volontà per poter passare. Vorrei usare il gabinetto, ma la porta è chiusa a chiave. Oh, questo non è un problema. Può avere la chiave. Grazie. Trovandomi in un gabinetto pubblico come questo, mi venne nostalgia del bagno in Siria. Il posto era tenuto molto in ordine. O perlomeno, lo era prima che lo devastassi. Ma era stato per una giusta causa. La cosa sembrava veramente calda. Sembrava che avesse un grosso compito da svolgere. Forse avrei potuto creare una copia della chiave. La chiave aveva lasciato un chiaro segno sulla saponetta. La saponetta aveva l'impronta di una chiave. Lo sapevo che tenermi il gesso sarebbe servito. Il gesso nello stampo era un altro passo nella giusta direzione. Riempii l'impronta della chiave con del gesso. Non si può far prendere forma al gesso senza bagnarlo. Ma da solo, il gesso bagnato non serve a nulla. Per velocizzare il processo, usai l'asciugacapelli. C'era voluto un po', ma avevo costruito una chiave di gesso poco convincente. Troppo fragile per essere utilizzata in una serratura. Dovevo sostituirla con quella originale. Il problema era che sembrava di gesso e non di metallo. Anche quella statua di gesso in Siria non sembrava di pietra fino a quando non ho usato l'ingegno. Forse potrei migliorare anche la chiave. Forse no. Forse no. Salve di nuovo. Che c'è? Ecco le chiavi, grazie. Merci, monsieur.
ci vediamo. Au revoir, monsieur. Ehi, monsieur! Giù le mani dal mio barattolo di vernice! Ok! Incredibile! Discutere sul barattolo di vernice di qualcuno! Collard! Pronto, Nico, sono io! Pronto, George! Cosa succede? Mi trovo agli scavi, ma non mi permettono di entrare! Dannazione! Dobbiamo scoprire cosa si trova là dentro. Non preoccuparti, ho un piano, però mi serve il tuo aiuto. Ok, cosa vuoi che faccia? Voglio che tu trattenga qualcuno al telefono per un po'. Chi? Un imbianchino. Devo impadronirmi del contenitore del colore. Oh, ok. Stai in linea, lo vado a prendere. Ciao, sono di nuovo io. Chi c'è ora? C'è una telefonata per te. Pour moi? Sei sicuro? È una donna, ha una voce sensuale. Una donna? Ci deve essere un errore, monsieur. Ha chiesto di quel pezzo d'uomo con le dita ricoperte di nicotina e il culo sporgente. Sembro proprio io. Dammi il telefono. Non si può far aspettare una signora. Bien, monsieur, che strana donna. Non riuscivo a staccarmela di dosso e poi improvvisamente nient'altro che abusi. Veramente? Oui, abusi. Vabbè, devo finire questa sigaretta. Monsieur, se dovesse venire di nuovo, non ci sono. Spensi il riscaldamento e attesi. Come avevo sperato, la guardia aveva indossato il guanto. Salve di nuovo. Chi c'è? Devo usare la toilette, di nuovo. Di nuovo? Di già? Ho questo problema. Vuole che entri nei particolari tecnici? Non importa, ecco la chiave. Ora avevo sostituito la chiave degli scavi con una fasulla. Sembrava che potesse andar bene, ma si capiva che era fasulla. Salve di nuovo. Che c'è? Trattenni il respiro e sperai che non notasse la sostituzione. Ecco le chiavi, grazie. Merci, monsieur. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Salve di nuovo. Che c'è? Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Ciao, sono di nuovo io. Chi c'è ora? Ci vediamo. Au revoir. Pronto, Nico? Sono di nuovo io. L'avevo intuito. Cosa vuoi questa volta? Cosa hai detto all'imbianchino? Non lo ripeterò, George. Senti, ho bisogno che la guardia si allontani. Puoi ritelefonare e chiedere di chiamare di nuovo l'imbianchino? Ok, richiamo subito.
Questo sembra un buon appostamento per osservare lo sviluppo degli eventi. Ehi tu, squilla il telefono! Sì? Chi è? Come faccio a saperlo? Non sono mica la tua segretaria! Non è una pollastra, vero? Sì, è una donna. Vai a rispondere? Ha una voce calda e sensuale, come cioccolato fuso? Sì, sì, ha una voce veramente sexy. Muoviti, ti aspetti! Non voglio parlare con lei. Ho capito, allora stai sprecando il tuo tempo blatterando con me? No, non capisci. Mi rifiuto di parlare con lei. Ti rifiuti? Ti rifiuti? Sto perdendo tempo prezioso! Non farmi ridere! Prezioso il tuo tempo? Sei sempre in giro tutto il giorno a bighelloner! Ho un lavoro di alta responsabilità! Ah! Non fare lo spiritoso, balordo mastodontico! Il mio è un lavoro importante! Impossibile! Altrimenti avrebbero assunto qualcuno competente! Cosa significa? Invece hanno assunto uno squallido poliziotto corrotto come te! Tutto muscoli e niente cervello! Perché tu? Sembrava che questo show sarebbe continuato per un po'. Era un'opportunità troppo bella per lasciarsela scappare. Non c'erano dubbi. Era lo stesso tipo di idolo che avevo visto in Siria. Baphomet. I templari erano sicuramente passati di qua. Ed era là, decifrata dalle curve del calice, l'immagine di una chiesa. Ho scoperto a cosa serviva il calice. Hai risolto l'enigma? Sì, c'era un quadro con una figura offuscata di Baphomet. Quando l'ho guardato sulla superficie lucida del calice, la figura è cambiata. Che cos'era? Una chiesa con un campanile. Guarda il calice adesso, Nico. Cos'è successo? È lucido! Il prete al Montfaucon me l'ha lucidato. È incredibile! Sì, sembra nuovo. Ottimo lavoro! È incredibile! Penso che restituirò il calice alla contessa. Sbrigati, Georges!